Dunque, oggi facciamo un bel primo piatto autunnale, gli gnocchi marinari. Ci abbiamo i funghi, ci abbiamo oggi i chiodini, questi qui l'hanno raccolti e me l'hanno regalati uno che conosco. Di solito con i porcini viene ancora meglio, quando iniziano le piogge a fine settembre, inizio ottobre, è il periodo dei porcini, soltanto che hanno un prezzo che varia insomma dai 7 euro fino ai 30 euro. Questi qui si trovano anche d'allevamento, di coltivazione. E abbiamo le vongole veraci, queste sono vive, sono state prese oggi, ancora si muovono, belle grosse queste qui. Ci facciamo caso, queste qui spruzzano. Quindi per gli ingredienti per fare i nostri gnocchi abbiamo un barattolo di pomodori, sale, olio quanto basta, e aglio, peperoncino e un ciuffetto di prezzemolo, poi dopo ne useremo di meno di questo qui. Allora, come prima cosa andiamo a mettere a spurgare le vongole. Dunque, cosa facciamo per spurgare queste vongole? Mettiamo un filino d'acqua dentro il rubinetto e tappiamo con il tappo affinché siano a pelo. E cosa facciamo poi qui sul marmo? Prendiamo la vongola, guarda, proprio un pelino d'acqua così. Si prende la vongola una alla volta, si fa semplicemente così, la si batte dalla parte dell'apertura e la si mette a bagno. Ok, queste stanno tutte quante dentro adesso e io ne approfitto, adesso le facciamo spurgare per una mezz'oretta e io ne approfitto per andarmi a fare la barba perché domani mi devo svegliare presto così guadagno tempo domani mattina. Dunque, eccoci qua. Allora, adesso io che cosa faccio? Levo il tappo, passata questa mezz'oretta, gli do una bella sciacquata, ho acceso la fiamma lì, l'acqua qua se n'è andata via tutta, gli do un'altra strofinata così. E con calma le metto in padella. Belle grosse. Le metto qua sul fuoco, in coperchio, a fiamma alta. Aspetto 2 minuti e queste qui si aprono tutte. Allora qualcuno adesso potrebbe obiettare dicendo: ma come, che le fai aprire prima? I puristi Oggi. direbbero questo. Perché noi adesso andremo a fare un sugo con i funghi e con il pomodoro, entrambi gli elementi che cacciano fuori molta acqua. Se dunque andassi a mettere all'ultimo le vongole, che cosa accadrebbe? Accadrebbe che caccerebbero fuori ulteriore acqua e il tempo per farla ritirare andrebbe poi a scuocere le vongole, che in realtà ci mettono 3 minuti, 4 minuti a cuocersi. Quindi adesso le facciamo semplicemente aprire e dopodiché le facciamo raffreddare e le metteremo da parte e le aggiungeremo soltanto all'ultimo. Ok, queste si sono aperte tutte, le facciamo freddare e nel frattempo che cosa facciamo? Prendiamo i funghi e ce li andiamo a pulire. Sono pieni di terra, perché questi nascono nella terra, li puliamo e li tagliamo. Allora, come li andiamo a fare adesso questi funghi? Li tagliamo a pezzi grossi, grosso modo quanto la dimensione di una vongola, per creare un'omogeneità insomma nel piatto. Insomma, una vongola e un fungo grandi della stessa dimensione diventano grandi poi come lo gnocco e quindi è più omogeneo mentre si mangia. Quindi questi hanno una forma strana, non hanno il cappello, non cambia niente poi dopo fra cappello e gambo, insomma, li si fa a metà, poi ecco, un altro spicchio di qua, un altro di qua e poi possiamo andare insomma a tagliarli. Dunque io ne ho approfittato per tagliare anche l'aglio, insieme ai funghi, ecco qui i funghi come l'ho tagliati, mettiamo un po' d'olio qui e ci soffriggiamo l'aglio. Io in mano qua c'ho i peperoncini, li metto dopo perché sennò si bruciano, li lascio interi oggi, va? Allora, questo qui ha quasi finito di soffriggere, io che faccio? Lo vado a levare, nel frattempo gli avevo tolto anche l'anima che gli era uscita da sola mentre cuoceva, e
E in quei casi che si fa? Si prende e si leva semplicemente. Ecco qui. A questo punto io metto i peperoncini, li faccio dare una piccola rosolatina. Ma non c'è bisogno perché tanto adesso io vado ad aggiungere i funghi e quindi rilasceranno mentre soffriggono insieme ai funghi. Vado con i funghi, eh. Giratina, fiamma alta. E gli facciamo prendere la prima soffrittura ai nostri bei funghi, ai nostri ovoli. Non sono tanto frequenti a trovarsi, eh. Quindi adesso diciamo così, qui è un piatto un po' costoso. Un po' costoso perché? Perché se la facciamo con i porcini, questi qui, come dicevo, insomma, i porcini hanno tutte le cifre. Perché? Perché i porcini non vengono allevati, non vengono coltivati, insomma, quelli lì nascono in natura, quindi quando ci stanno le piogge, quelli nascono, bisogna averci qualcuno che li va a raccogliere. Quindi, in base a quanti se ne raccolgono, quello è il prezzo che hanno. Poi è ovvio che ci saranno quelli più grossi che costeranno di più, però insomma secondo me è da pazzi andare a spendere 30 euro per dei porcini. Io l'altra settimana mi sono fatto delle fettuccine ai funghi porcini, ma le ho pagati 7 euro, 7,30 euro al chilo mi sembra che stavano. Erano piccoletti, niente di che, non era il massimo del porcino, però insomma erano porcini freschi e erano buoni insomma. Il piatto che ci facciamo oggi, insomma, è una valida alternativa, diciamo, alla classica fettuccina col fungo porcino in bianco e al classico spaghetto con la vongola sempre in bianco. Ecco, è costoso perché oltre al prezzo dei funghi c'è il prezzo delle vongole. Però diciamo che le vongole, almeno quelle lo sappiamo qual è il prezzo, perché di solito sta sempre intorno ai 10 euro al chilo, ecco, perché delle vongole ci stanno gli allevamenti e quindi non è che è come il resto del pesce che se è di mare il prezzo lo fa la quantità del pescato, ecco, è sempre uguale la quantità di quelle allevate, quindi si possono standardizzare i prezzi con quelle, ecco. Adesso gli facciamo dare un'altra piccola soffrittura, anzi io metto un po' il coperchio così che abbasso un po' la fiamma. Così cacciano fuori un po' d'acquetta. Dopodiché, quando avranno tirato fuori un po' d'acqua e si saranno un po' abbrustoliti, andiamo a aggiungere il pomodoro. Ecco qui che hanno cacciato fuori l'acqua, si sono abbrustoliti. Comunque ce n'erano poca d'acqua, i porcini ce n'hanno molta di più. Adesso che hanno preso sta bella abbrustolita, io gli abbasso un attimino la fiamma perché sennò schizza dopo. Aspetto un minutino, un mezzo, un minutino, insomma, aspetto qualche secondo che si riabbassa un attimo e vado a mettere i pelati. Io l'acqua la recupero sempre perché il pomodoro così lo recuperiamo, non si butta mai niente, ricordiamocelo. Ok, visto che il sugo adesso l'ho rincoperchiato e sta facendo il suo lavoro, io adesso che cosa faccio? Prendo il mio cassonetto, me lo tengo qui e visto che ho le aperte, per comodità gli levo anche un po' di bucce, ecco, magari a quelle più belle gliele lasciamo, ecco questa qui è caruccia come buccia, gliela lasciamo così un po' per decorazione, questa qui è bella la buccia, è piccola questa. Leviamo la buccia, insomma, questa magari gliela teniamo, no? E facciamo un lavoro un po' così. La cosa importante è quando fate questo lavoro, state attenti che qua vanno le vongole e queste qui vanno nel cestino, non fate il contrario, sennò poi dopo che avete comprato a fare, insomma, no? Non sto scherzando, però ogni tanto succede che tu sbagli. Che lo fai in automatico questo lavoro, no?
Ok, pulite le vongole. Io per precauzione mi sono tenuto pure mezzo bicchierino dell'acqua che era uscita dalle vongole, così se si secca quello ce l'andiamo ad aggiungere. Però bisogna stare sempre attenti quando si fanno queste cose, perché quest'acqua uno la fa uscire anche perché è molto salata, eh? E quindi bisogna starci attenti, dosarlo piano piano in caso. Però magari ci proviamo, guarda, alziamo la fiamma qua, lo facciamo ritirare e poi ci aggiungiamo un po' di quell'acquetta, poi dopo si sente col sale come sta messo, perché è vero che dà il sapore del mare, ma è pieno di sale, quindi si sente, poi si assaggia il sugo, e quindi prima di aggiungere altro sale al sugo, infatti il sale non ce l'abbiamo messo fino adesso, perché... Allora, nel frattempo io vado a guadagnare altro tempo, perché mi sono sciacquato il mio bel ciuffetto di prezzemolo. Semplicemente, che facciamo? Butti qua dentro, no? E con la forbice stai un po' così, 2 minuti, e lo fai fino, insomma. Perché poi dopo andiamo a spolverare, quindi fino fino lo facciamo questo oggi. Guarda, lì si sta ritirando. Adesso, prima di metterci il sale, visto che ce l'abbiamo, abbiamo detto, proviamo a mettercene, ma proprio appena appena. Giratina. E abbiamo messo un sale liquido in questo modo. Dice, questa è la procedura? No, non è questa la procedura, ma esiste una procedura per il piatto che sto facendo. In realtà questo qui si chiama Mari e Monti ed è un piatto veramente generico, perché il nome può significare tante cose, quindi Mari e Monti, basta che ci siano ingredienti, uno del mare, uno dei monti, ed è Mari e Monti. Si può fare invece che con le vongole, si può fare con i gamberetti. Invece che coi funghi ci puoi mettere la pancetta, insomma, sono comunque ingredienti, cioè non esiste, non è un piatto che ha una tradizione, insomma, sì, è genericamente Mari e Monti, ma diciamo che questo piatto naturalmente non l'ho inventato io, ma tra i vari Mari e Monti, questo qui lo mangiavo nel litorale romano, nella cucina di Porto Tanzio, ed è l'abbinamento che mi ha più soddisfatto di tutti, insomma. E con lo gnocco sta veramente bene, quindi dei vari piatti che ho provato, questo è quello che mi ha dato maggiori soddisfazioni, quindi me lo rifaccio quando capita. Non lo faccio quasi mai, insomma, oggi perché mi sono capitati questi funghi regalati. E quindi vada per lo gnocchetto Mari e Monti. Dunque, mentre questo continua a farsi, io ho messo l'acqua qui, ci metto subito il sale, anzi, faccio io questo qui, lo spengo proprio e lo riaccendo poco prima di buttare gli gnocchi. Quindi adesso l'acqua qui l'ho accesa adesso il fuoco, il sale ce lo metto subito così evitiamo di dimenticarcelo, ce lo metto sempre subito, poi dopo ci stanno i matti che incominciano a dire no, il sale va buttato all'ultimo, quando l'acqua, cioè nel senso che cosa cambia, me lo spiegate, un giorno me lo dovete spiegare questo. Ok, l'acqua sta per bollire, io qui riaccendo perché così un po' butto le mie vongole veraci. Ecco qua. Non aggiungo altro sale perché l'ho assaggiato prima e ci ho aggiunto un altro bicchierino d'acqua quando non eravamo in diretta, diciamo. L'acqua delle vongole l'ho finita ad aggiungere tutta quanta, l'ho fatta ritirare. Adesso che faccio? Alzo la fiamma e vado con le vongole veraci. Il sale siamo a posto qui. Quindi adesso si amalgama il tutto, si fanno cuocere quindi le vongole veraci che già l'avevamo fatte aprire, quindi insieme ai funghi continuano a finire di cuocere, a insaporire di mare quello che fino adesso era soltanto un sugo di Monti. Il colore forse un po' diverso rispetto a quello che mi ricordavo di aver mangiato, perché me l'avevano fatta con i funghi porcini e quindi c'era pure il marrone di mezzo del porcino, però insomma cambia solo il colore. Questo è un gran piatto, io lo sento già dall'odore, peccato che nei video quello che manca sono i sapori e gli odori, e infatti non potranno mai rendere per come si dovrebbe. Ecco che bolle. Buttiamo gli gnocchi.
Questi sono gnocchi fatti in fabbrica e non casarecci, insomma un prodotto industriale. Comunque sia, sempre solo io prediligo il prodotto industriale per quanto riguarda gli gnocchi, almeno siamo sicuri che li hanno fatti a macchina, perché con lo gnocco casareccio, per fare bella figura, ti dicono che l'hanno fatto a mano, ma poi hai sempre il margine del dubbio. Insomma, in fabbrica il culo se lo fanno, ma in altri termini. La morale è, in fabbrica stai sicuro che l'hanno fatto a macchina, ecco. Vado a mettere un mestolino, perché questi galleggiano ed è difficile da prendere, perché poi dopo c'hanno tutto l'amido delle patate questi, eh? Quindi aggiungiamo pure il mestolino, che c'è altro sale poi, però facciamoli saporiti e va bene così. Ah, naturalmente il tempo non lo sto portando, ma questi qui di solito hanno 2-3 minuti, se fa occhio, insomma, eh? Li vedi quando sono fatti, questi sono bianchi ancora, non sono fatti. Tra poco li scoliamo, rialziamo la fiamma lì, anzi spostiamo la padella qui così prendono una bella brustolita, li ripassiamo per bene, li saltiamo per bene, siamo in termini tecnici. Sposto la padella, la metto su questa più grande, spengo quest'arco, appoggio la pentola. Vado con lo gnocco e via, si saltano, che qua c'hanno il fuoco bello alto. I gnocchi sono di piccola dimensione, non ho preso proprio gli gnocconi, quelli classici, insomma, sono più gnocchetti, una via di mezzo tra gnocco e gnocchetto, però insomma poi dopo è una scelta, perché ho pensato, no, la dimensione della vongola è più simile a quella dello gnocchetto, il fungo lo taglio più grosso modo uguale, la stessa dimensione, quindi abbiamo dei pezzettoni all'interno tutti quanti uguali, però insomma diciamo che queste sono particolarità, non cambia niente. Prendiamo il prezzemolo che abbiamo tritato fino fino, questo mi casca, qui lo mandiamo giù un po', poi il prezzemolo, l'odore del prezzemolo da proprio, lo spengo perché qua è bello già rattrappito il sugo, l'odore del prezzemolo, dicevo, da proprio colore, l'odore, l'aroma, tutto quanto da quel tocco in più che gli serve, insomma. Ed ecco il piatto che va solo impiattato. Come dicevo prima, domani mi devo alzare presto, quindi concludo qua, mangio e alla prossima.